Buonasera a tutti, siamo qua oggi a presentare la campagna abbonamenti 2017-2018 per la Fermana Football Club in questa stagione che ci vede protagonisti del ritorno in Serie C, quindi fra i professionisti. Ieri, come tutti saprete, in Coppa Italia, prima uscita ufficiale, abbiamo battuto il Teramo per 2-0. Non significa nulla perché ancora non abbiamo fatto nulla, non abbiamo conquistato punti in classifica, ma sicuramente è una vittoria importante che fa morale contro una squadra che schierava nell'11 titolare dei giocatori che militano in questa categoria da molte stagioni, quindi siamo soddisfatti di questo risultato che è venuto proprio alla vigilia dell'apertura ufficiale della campagna abbonamenti, sperando che sia un viatico in più per fare in modo che i tifosi canarini si stringano ancora di più intorno a noi in questa stagione che comunque sarà difficile, perché affrontiamo un girone complicato, non più a 20 squadre bensì a 18, contrariamente a tutte quelle che erano le previsioni, ed è uno dei motivi per cui non abbiamo fatto partire la campagna abbonamenti in precedenza. Basti pensare che il Padova ha dovuto fare un comunicato stampa dove annuncia che deve rimborsare tutti i tifosi che hanno già sottoscritto l'abbonamento, in quanto era stato previsto per un campionato, per un girone a 20, mentre il girone è a 18, quindi abbiamo evitato anche dei problemi di natura economica per eventuali rimborsi e anche di natura burocratica. Detto questo, vorrei lasciare spazio alla visione del video che è stato un po' caratterizzante in questi giorni del fine settimana, realizzato con la collaborazione di Morese Studios, a cui ci appoggeremo per questo tipo di supporto tecnologico in questa stagione. Allora, andiamo a fare un po' di chiarezza, a scendere nei dettagli di quella che sarà la campagna abbonamenti a livello di prezzi, di agevolazioni. Innanzitutto è opportuno dire che chiunque vorrà sottoscrivere l'abbonamento dovrà sottoscrivere anche la tessera del tifoso, come prevede la normativa vigente, che avrà un costo di 15 euro e la durata è per 3 stagioni calcistiche. Relativamente alla tessera del tifoso, che dovrà essere obbligatoriamente mostrata all'ingresso, ai tornelli, che no, ai tornelli non ce l'abbiamo noi, al prefiltraggio dove ci saranno gli steward dotati di palmari. Unitamente, questa è la tessera del tifoso, la famosa tessera del tifoso, che non nient'altro che un pezzo di plastica stile carta di credito, e questo invece è l'abbonamento, una volta si chiama abbonamento, adesso invece si chiama segnaposto. Senza uno di questi due non si entra, quindi bisogna portare l'abbonamento o segnaposto, chiamatelo come volete voi, la tessera del tifoso e un documento d'identità. Non sono ripetibili, quindi la tessera del tifoso, se viene smarrita o viene erroneamente pari rotta o messa dentro la lavarigio, succede anche quello, può essere ripetuta, ha fatto una denuncia di smarrimento, quindi cerchiamo di sensibilizzare tutti quanti a un utilizzo abbastanza scrupoloso. E stessa cosa per il segnaposto, che ha una procedura pure abbastanza farraginosa per la riproduzione, quindi cerchiamo di stare maggiormente attenti. Per quanto riguarda le cifre, allora, la curva Duomo costerà 110 euro a fronte di un costo del biglietto di euro 10,
l'abbonamento comprende 16 partite su 17, perché una sarà una giornata canarina. Per quanto riguarda la tribuna laterale, l'abbonamento avrà un costo di euro 190, con un biglietto che avrà il costo di euro 16. Per quanto riguarda la tribuna centrale, l'abbonamento avrà un costo di euro 300, la tribuna centrale avrà un costo di 30 euro per quanto riguarda il singolo biglietto. Gli sconti, anzi la scontistica che abbiamo previsto in questa stagione è di tre tipologie. Abbiamo in primis una scontistica che riguarda i residenti in tutti i comuni della regione Marche che sono all'interno del cratere sismico, proprio per stare a una volta ancora a dimostrazione di quella che è la vicinanza da parte della nostra società a tutto il territorio fermano e non solo colpito da questo evento. C'è una scontistica prevista del 20% sui costi degli abbonamenti che ho prima elencato, per dimostrare che si risiede all'interno dei comuni che fanno parte del cratere sismico è sufficiente mostrare, insomma, il documento di identità nel momento in cui si sottoscrive l'abbonamento. Per quanto riguarda i nuclei familiari è previsto uno sconto del 15%, nuclei familiari composti dal minimo di due persone, e quindi è necessario mostrare lo stato civile di famiglia, che si può reperire presso l'ufficio anagrafe del comune dove si risiede. 15%. Per quanto riguarda le donne, gli over 65, gli abbonati alla poderosa Montegranaro Basket, uno sconto del 10% sui prezzi che vi ho elencato prima. E queste tre scontistiche non sono cumulabili fra loro. Poi, una cosa che varia rispetto... Scusa, solo una cosa. Sì, dimmi. Laterale 190, il biglietto 16. 16, sì. Sempre per 17 partite. 16 partite, perché una è giornata canarina. Certo, 16, scusa. Per quanto concerne invece un discorso che varia rispetto al passato, è quello relativo ai minori di 14 anni. Mentre nei dilettanti potevano accedere senza titolo all'ingresso dello stadio, la normativa vigente prevede che tutti siano dotati di un titolo d'accesso, perché se disgraziatamente succede qualcosa all'interno dello stadio, un bambino cade dalle scale, si rompe la testa, una gamba, un braccio o cose speriamo meno gravi, l'assicurazione, se non si è provvisti del titolo, non copre. L'assicurazione che la società ha, la responsabilità civile, non copre. Quindi anche gli under 14 devono essere muniti di un titolo. Quindi abbiamo deciso di fare una cifra molto, cioè non popolare, simbolica, un abbonamento per quanto riguarda gli under 14 di euro 10, la tessera del tifoso che costa anziché 15 euro per gli under 14 10 euro, mentre chi non vorrà sottoscrivere l'abbonamento avrà un costo su un biglietto singolo di 1 euro per gli under 14. Purtroppo in curva e in tribuna laterale. Il laterale. Purtroppo questo sono degli obblighi che ci abbiamo rispetto al passato, perché la normativa nei professionisti e nei dilettanti è differente e non possiamo fare altrimenti. Sarà possibile sottoscrivere tessere del tifoso e abbonamenti a partire da mercoledì, perché domani è martedì. Quindi martedì non si comincia, perché siamo scaramantici. Allo Fermana Store e in tutti i punti che fanno parte del circuito Booking Show e sul sito della Fermana e sul sito della Booking Show. Probabilmente è più comodo andare direttamente su quello della Booking Show, perché non c'è nessun reindirizzamento. Comunque,
Giorgio. So che ne stanno aprendo già altri 2-3 a Fermo di punti, proprio a Fermo città. Però è chiaro che per fare la tessera del tifoso è preferibile andare allo store, perché in prima istanza verrà rilasciata una tessera del tifoso cartacea e dopo qualche giorno il ministero invierà la tesserina. Orari del Fermastor, quelli soliti, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Adesso renderemo noti i giorni di chiusura per sotto Ferragosto, per evitare che insomma, le persone si lechino inutilmente, però gli altri giorni sarà sempre aperto. È inutile sottolineare come la società conti sull'apporto della tifoseria, non solamente per quanto concerne la presenza allo stadio, ma anche per quanto riguarda la sottoscrizione degli abbonamenti, perché è un aiuto che i tifosi danno sia dal punto di vista del sostegno morale e non solo alla squadra, ma anche dal punto di vista economico, in una categoria superiore rispetto a quella della scorsa stagione, e una categoria che è inutile nascondercelo, anche dei costi molto maggiori rispetto al dilettantismo. E quindi se i nostri tifosi insomma riescono a diventare anche loro, attraverso la sottoscrizione degli abbonamenti, uno dei maggiori sponsor, tra virgolette, o partner della società, è una cosa di cui saremmo lieti. È una cosa che poi secondo me serve anche per creare una unità di intenti fra squadra, società, tifoseria sia organizzata, quindi gli ultras, sia coloro che si recano negli altri settori dello stadio. Sarebbe un segnale davvero importante cercare di fare un numero congruo alla categoria di abbonamenti. Noi riteniamo di aver anche tenuto conto dei tempi che corrono e della criticità dal punto di vista economico in cui si vive in questi anni in Italia, nel nostro territorio soprattutto, di aver fatto dei prezzi ragionevoli, anche considerato quello che era il costo dei biglietti e degli abbonamenti la scorsa stagione. Non sono stati aumentati come magari qualche altra società ha fatto, ma non mi piace, non mi interessa guardare a casa d'altri. Noi abbiamo fatto dei ragionamenti in base a quella che è la nostra realtà, quello che è il nostro territorio, quello che è anche il nostro tessuto sociale in cui viviamo, in cui la Fermana riesce ad andare all'interno di diverse realtà, come è stato fatto in queste stagioni, iniziative anche di natura solidale, sociale. Siamo stati insieme ai ragazzi spesso nelle scuole, negli ospedali, a trovare i bambini all'interno del reparto di pediatria, le case dove ci stanno famiglia. Le case famiglie, ragazzi meno fortunati. Quindi siamo molto molto attenti a questo tipo di iniziative da sempre. Siamo voluti essere attenti, accorti anche nella scelta dei prezzi per questa campagna abbonamenti. C'è qui con me Marco, il capitano, che voluto essere presente ieri sera. Gliel'ho detto dopo la partita che sarebbe stata importante la sua presenza, anche se oggi è giorno libero, giorno di riposo per loro, più che meritato dopo la vittoria sotto il caldo torrido che c'era a Fano. Quindi anche Marco vuole dare il suo contributo, perché loro insomma, il calore, i tifosi quando scendono in campo, soprattutto nei momenti di difficoltà, lo sentono. Sì, l'avevo detto anche nell'intervista di qualche giorno fa, che ci aspettano 34 battaglie, quindi l'aiuto, la spinta ai nostri tifosi sarà fondamentale. Come si dice in questi casi, dovranno essere il 12° uomo in campo, no? E quindi confidiamo e sono sicuro che ci daranno una grossa mano quest'anno. Domande, curiosità? Ci saranno nei locali pubblici, avete fatto qualche anche a livello di manifestini locali? Sì, sì, adesso faremo di tutto e di più. Per una campagna più puntuale, perché poi magari non tutti vanno sui social, certo. Anche se giovani. No, faremo anche i vecchi metodi tradizionali, locandine, manifesti 6x3. Locali pubblici, ma roba qua. È un'osservazione giusta, perché soprattutto magari le persone a una certa età hanno meno dimestichezza con i computer, con i telefoni, con gli iPad, con i social network, quindi
è un canale su cui puntiamo molto, ma non è assolutamente l'unico. Quindi troverete in giro per la città e non solo anche le classiche locandine, come hai detto tu Mauro, e manifesti promozionali della nostra campagna abbonamenti. Anche nei paesi limitrofi, certo. Stiamo predisponendo, come avrete visto, al di là del fatto che lo stadio è indisponibile, abbiamo approfittato di questo inconveniente anche per andare a fare amichevoli partite su tutto quanto il territorio della provincia. Non lo farà soltanto la prima squadra, lo farà anche la Beretti e pian piano anche gli allievi e i giovanissimi nazionali, proprio per cercare di veicolare maggiormente quello che è il brand Fermana e per cercare che sia il più appetibile possibile, non solamente in città ma anche in tutto il territorio provinciale, e non solo. Stamattina è stata l'ultima persona che ci ha chiesto, quando cominciava la campagna abbonamenti, di Loreto, quindi anche fuori provincia, quindi significa che qualcosina di buono, al di là della vittoria del campionato, siamo riusciti a fare in questi anni. Gli abbonamenti saranno possibili, non so, abbinare agevolazioni, scontisti come fanno le altre squadre, le altre società. Citavo prima la Poderosa, che per chi è partner, per chi è esercente, sì, chi presenta la testa del tifoso. È una cosa che stiamo studiando sia per quanto riguarda esercizi commerciali della zona che esercizi. Esercizi commerciali anche non della zona, probabilmente forniremo, però è una cosa sulla quale stiamo proprio addirittura d'arrivo in questa settimana, un'ulteriore tesserina dove saranno disponibili una serie numerosa di attività commerciali che aderiscono, e su questo devo dire che abbiamo trovato anche la disponibilità di supporto da parte dell'associazione Solo Fermana, con cui dobbiamo incontrarci insieme al presidente Simoni nei prossimi giorni. Una domanda invece riguarda all'inizio del campionato, vista la situazione dei lavori, direttore. La società ha già chiesto l'eventuale prima in trasferta? Abbiamo chiesto di giocare la prima partita di campionato in trasferta in accordo con l'amministrazione comunale, e presumo anche che l'amministrazione comunale abbia parlato prima con la ditta esecutrice dei lavori per dargli modo, insomma, di avere qualche giorno in più di respiro e poterci permettere di giocare sin dalla seconda del campionato a Recchioni. Non è una cosa magari entusiasmante quella di fare una richiesta del genere, però bisogna fare di necessità virtù, e come ho detto qualche giorno fa, bisogna comportarsi in maniera sensata e ragionevole, come ha fatto il presidente del Fano quando gli abbiamo chiesto la possibilità di usufruire del loro impianto, mentre c'è stata qualche altra realtà che è stata sorda da questo punto di vista nella richiesta d'aiuto, tra virgolette, perché certo. Stavamo in una situazione di difficoltà oggettiva non dovuta né alla Fermana né all'amministrazione, cioè una serie di normative e di legge che bisogna rispettare per l'adeguamento delle infrastrutture quando si sale di categoria. È chiaro che l'impianto per il 6 agosto non poteva essere pronto. Il comune, la società del Fano, il comune di Fano, la questura di Pesaro, il commissariato di Fano stesso non hanno creato nessun problema di sorta fin dall'inizio, mentre altre realtà che erano state interpellate, chi si è trincerato dietro i motivi di ordine pubblico, chi invece ha preteso, ha avanzato pretese fuori da ogni logica. Quindi no, proprio non era un discorso di budget, fuori da ogni crisma. Quindi abbiamo sicuramente raccolto l'ospitalità che ci è stata data da Gabellini e da tutto il suo staff, che ha coadiuvato il nostro nell'organizzazione della partita durante la settimana, non solo nella giornata di ieri. Ma i lavori a parte all'esterno, ma all'interno comprende anche le tempistiche? All'interno ce la fa poco niente. No, parlavo di trasportare la sala standard, un altro ruolo. Quello è la Casetta Rossa, hanno fatto già l'impianto elettrico idraulico, perciò
giorni, giorni quando sarà il momento. Sì, sì, cioè il momento in cui è agibile, agibile da utilizzabile, sarà, significa che sarà tutto quanto predisposto, quindi i locali della sala stampa che dovranno essere trasferiti dove stava Mauro, ma insegnato dove stava anni fa. All'inizio. Esatto, e la segreteria. Questa la utilizzavano solo ed esclusivamente per le televisioni. Invece adesso l'altra sua era carta. Sarà questa una sala stampa lavoro e lì la stampa per l'intervista. La segreteria verrà spostata in locali più consoni e idonei, giustamente. Sarà fatta l'inaugurazione, sarà fatto tutto quanto come va fatto in questi casi, anche perché è una questione che va avanti da talmente tanti anni, ma avete detto voi che siete più presenti di me sul territorio da tempo, quindi è una cosa talmente annosa che grazie all'aiuto dell'amministrazione siamo riusciti a risolvere. Adesso noi ci siamo fatti carico delle spese che andavano fatte per poterla rendere fruibile, e quindi è giusto anche che venga fatta, come diceva Mario, una degna presentazione e reinaugurazione della casetta rossa, come magari più in là dovremo rifare anche per la COPS quando ci sarà consegnata. Sì. Domanda tecnica, direttore, se può farci, parliamo. Male che va non ti rispondo. Classico, eh. 20 giorni di inizio del campionato? Sì. Quanti giorni ancora per completare la squadra? Se va completata. No, ma che la squadra va completata, non che sia incompleta, va ultimata. L'ho detto prima all'inizio, proprio per evitare di soffermarmi troppo su questioni che erano non inerenti alla conferenza stampa odierna, che non abbiamo fatto nulla perché abbiamo vinto una partita importante di Coppa Italia, ma ai fini del campionato non serve a nulla. E il Teramo ci aveva, peraltro, anche come noi, qualche giocatore indisponibile, però io credo che abbiamo fatto una partita più che dignitosa contro un avversario che nell'undici iniziale, perlomeno sullo storico di 6-7 calciatori, c'aveva qualcosa in più di noi, ma questo non significa che bisogna montarsi la testa, dobbiamo continuare a volare bassi, non perdendo mai di vista quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissi in questa stagione, che era quello della salvezza. Oh, ecco, a proposito di salvezza, con il testo, questo giro che ancora non si capisce, una mazza. È un girone a 18, dove retrocede l'ultima e pare che partecipino ai playout anziché 4 squadre come nel passato, solo 2. Allora, io volevo spendere, facendo diciamo portavoce delle chiacchiere cittadine, che ci vuole, però, se mi fai finire a rispondere. Che la società non avrebbe acquistato giocatori per il semplice motivo che non ci sarebbero state retrocessioni. Questo di qualche giorno io credo fa, che può darsi che ho detto che non era possibile. Hai incontrato qualcuno ubriaco verso le 4 o le 5 di notte? Sì, sì, vabbè. Una retrocessione è sicura. Non rispondo nemmeno. Noi dobbiamo completare la squadra, come stavo dicendo a Mauro, come ci siamo detti nelle opportune sedi con la società, col responsabile dell'area tecnica Andreatini, col mister. Quindi quello che manca lo sappiamo, lo stiamo cercando, e entro il 31 agosto. Entro il 31 agosto sarà a disposizione dell'allenatore. Qualcosa manca, lo sappiamo, si è visto anche che quando dobbiamo stringere i denti, qualche giocatore si deve giocare i ruoli che per lui sono meno congeniali, lo fa senza nessun problema e anche con risultati più che sufficienti, a mio avviso. E quindi dobbiamo anche trovare le persone giuste che si calino all'interno di un gruppo rodato che ha dei valori umani importanti e che non dobbiamo andare ad intaccare, soprattutto per quelli che sono gli equilibri di spogliatoio. È un discorso che ho avuto modo di affrontare anche col capitano, perché tante volte andare a prendere
andare a prendere giocatori che hanno magari il nome, come si dice in questi casi, non sempre foriero di risultati, di successi, quindi bisogna valutare, oltre che l'aspetto economico, che è il primo che si valuta in queste situazioni, anche quello delle caratteristiche tecniche, calcistiche, tattiche, ma anche umane e caratteriali soprattutto. Per me l'ultima domanda al capitano, visto che lo hai chiamato in causa, che probabilmente lui ancora più di te c'ha in mano il metro dello spogliatoio, certo. No? Perché ci vive dalla mattina alla sera. Com'è la situazione? No, bene, bene, stiamo lavorando bene, come diciamo che la mentalità ci ha portata dietro da questi ultimi due anni, no? Penso che anche ieri sera la cosa che a me personalmente, ma penso anche al mister, a tutti ha soddisfatto di più è l'approccio, la mentalità con cui abbiamo affrontato la partita. Poi il risultato, vabbè, in Coppa Italia di agosto magari andata bene per fortuna, ma conta meno. E questa è la mentalità che noi ci dobbiamo portare avanti, lo sappiamo, è stata la nostra forza dell'anno scorso, il gruppo, lo spogliatoio, la mentalità lavorativa di questa squadra, e quindi è la cosa più importante di tutti, diciamo. I ragazzi nuovi come si sono? Si stanno integrando bene, sono ragazzi tutti che si sono messi tutti a disposizione, anche loro stanno lavorando bene, per ora diciamo, per ora la partenza è positiva. Quindi a voi vecchi, tra virgolette, mantenere questo... Sì, diciamo, sì, c'è da trasmettere questa mentalità, esatto. Appunto. Beh, dire, anche i due nuovi, anche se per Ghiotti era un ritorno che hanno giocato dall'inizio, hanno fatto una partita positiva, così come quelli che sono subentrati. Anche il fatto di aver giocato gli ultimi 20 minuti con 8 under in campo non è una cosa... Non è una cosa da poco, anche se magari qualche under lo dice il regolamento, che under non è che lo diciamo noi, ha pure magari campionati fra i professionisti alle spalle, però significa che possiamo contare. Non ci dobbiamo aspettare il nome, ma l'uomo. Sì, esatto. Poi può darsi che prendiamo 3 over, 2 over, 1 under, 2 under, 1 over, non lo so, abbiamo diverse situazioni aperte, vediamo quello che sarà più congeniale per la causa portare a fermo. Lavoro settimanale adesso è normale? Cioè domani? Adesso non giocando... Non giocando il 13 diverso, faremo una o due amichevoli impreviste, nel senso che l'avevo tenute calde, ma non sapendo se avessimo giocato il 13 o il 20 non potevamo ufficializzarle, perché poi ci saremmo dovuti... Quindi alla fine il 20? Affondi il 20, sembra alle 17. 17-18, il segretario ci ha detto così stamattina, o 17-18. Non so pensare quello che possa essere se è caldo come in questi giorni. Se continua laggiù... Non lo decidiamo noi. Partiremo il giorno prima, quindi la partita che era prevista per il giorno prima contro il Monte Giorgio sarà anticipata di uno o due giorni. Bene. E lo renderemo noto in giornata, quindi saprete. Grazie, fra ragazzi, poco. Bocca al lupo. Crepi.